Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Non so quando vedrete questo video, quando lo pubblicherò, ma penso più stasera, appunto, stasera 26 giugno, verso le 5, 7, non lo so. Vedremo se ce la faccio in tempo a farvelo vedere subito. Non ho resistito. Ieri siete stati in diretta con me e ho creato alcune basi in resina e non vedevo l'ora di scoprirle perché comunque sono asciutto e non ce la faccio ad aspettare. Comunque a domani, alla diretta di domani, perché nella diretta di domani vorrei creare qualcosa con il fimo perché il mercoledì è il giorno del tutorial. Al bene o male, quindi andiamo subito a cominciare. Le basi sono tantissime, le avete viste. Ne ho fatte altre dopo la diretta perché avevo un sacco di resina avanzata. Quindi ho dovuto fare subito qualcosa. La prima base era questa e volevo vedere subito come veniva. Ed è venuta fuori questa cosa. Non l'avete vista, l'ho fatta dopo la diretta. Ed è un verde blu bellissimo. All'interno ci sono alcuni glitter delle 50 sfumature. Si vedono qui tantissimo e anche qui in controluce. Sono stupendo, questo verde blu è spettacolare, proprio una creatura del bosco ci sta tutta tra terra e mare, non lo so, vedremo un po' cosa ci andremo a fare su. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Quindi vado subito velocemente con l'altra base simile, stampi sempre by Frick Emporium. Vediamo un po', questo lo scopro con voi. Questo l'ho fatto totalmente e incommensurabilmente tutto quanto usando la mortensia, il pigmento a mortensia, ed è eccezionale, cioè l'effetto specchiato che viene fuori è unico. Cioè qui adesso sembra arancione, rosa, poi è viola, è fantastico. Fantasticosissimo, cioè, beh, Freya sta facendo cacca proprio adesso, quindi se sentite scavare in questo momento è Freya che ha fatto la popò. Poi un'altra cosa, perché ero troppo curioso, non ho resistito, le mie fantastiche basi, quelle appunto piene con tutti i draghetti, ne ho tolte già due fuori, una è questa ed è venuta molto molto bella, infatti c'è un sacco di giochi di luce all'interno perché qui ho lasciato la resina trasparente e ho appunto messo questi nuovi glitter di Sparkly Dazzle Shop che si chiamano appunto 50 sfumature di glitter. Brilla tutto quanto, cioè sembra tutto preso proprio strappato dove, non so, dove fanno appunto gli scavi dei minerali, delle pietre tutte preziose. Questa invece ha il viola e l'acqua marina, è veramente veramente bellissima. Guardate qui, quanto luccica! Cioè, è assurda. Queste qui le scopro con voi. Diciamo questa col rosa. Oh, mamma, che cos'è questo? È venuto tipo bianco lì. Cioè, sembrano quasi tipo delle radici morte, non so, tipo quelle incenerite. All'interno qui tutto il glitter oro rosa, stupendo, bello, bello, con i riflessi qui dentro del pina colada. Yeah! Mi piacciono, vediamo questa rossa. Il rosso non lo uso quasi mai praticamente. Rosso e viola, oh, mamma mia, che figata! Lo posso dire figata, sì, lo posso dire. Bello, 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 con il viola che diventa un viola. Se non sbaglio questo dovrebbe essere il Two Face, che è appunto un viola molto particolare, che ha anche un po' di tonalità di rosso tipo bordeaux, poi diventano questo rosso rubino. 50 sfumature di glitter, vi amo. Grazie Giulia. Poi avevo uno scarto in più e oramai avevo già colorato questa resina di nero e ho detto mo ci metto dei glitter delle 50 sfumature e vediamo cosa esce fuori. No, vabbè. Questo è il simbolo dei Dodini della Morte di Harry Potter, ecco, così lo vedete meglio. Che andrò a ripassare tipo con un po' di dorato su adesso, con le dita. È eccezionale, ho fatto questa sfumatura di viola, rosa e oro. Cioè, hanno migliaia di colori. Li ho schiacciati praticamente proprio sullo stampo con le dita e poi ci ho versato la resina su. Non si sono più mossi, sono rimasti sotto, insomma, sono spettacolari per fare queste cose. Non sono i classici glitter che prendete dai cinesi, ragazzi, che vanno tornano a galla, insomma, quello volevo farvi intendere. Andiamo a vedere la cattedrale che l'ho fatta appunto quando la live era già terminata. Avevo dei colori così di scarto, ho detto voglio fare una prova assolutamente, non so com'è venuta e che cosa sia uscito fuori. No, vabbè, guardate, giochi! Questo l'ho dipinto e ho detto non ce la farò mai a dipingere col pennellino con i pigmenti, invece è rimasto abbastanza come. Cioè, come intendevo io, con un po' di glitter argentati all'interno. Bella, bella, bella. C'avevo un'ansia. Bella, bella, bella. Mi piace. Questo dorato non doveva esserci, ma purtroppo c'è. È spuntato fuori il dorato dove non doveva esserci, però. Vabbè. La prossima volta non lo metterò. Peccato. Però per il resto sono super soddisfattissimo.
Bella, 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 questa base è veramente eccezionale. Poi abbiamo un'altra cosa che ho colato quando non c'eravate più, ma l'ho fatta lo stesso perché la volevo fare. Il simbolo appunto della madre, della luna crescente, morente e luna piena, eccola qui, con questo qui che va messo al centro. Guardate che bello, questa va messa qui, così. Questa è carina anche da per fare, non so, io non ho mai fatto una streghetta, magari farò una streghetta su un ciondolo e gli metterò questo sotto, magari gli starà seduto su, non lo so. Molto molto carino, bello bello bello, mi piace, mi piace. Poi questo non vedevo l'ora di scoprirlo perché è troppo carino, ci ho messo dei glitterini dietro e vediamo un po'. C'è un mio personaggio, un nericcio all'interno. È carinissimo. Togliendo gli scarti, questa dovrebbe essere una sorta di ampolla con diciamo un filtro magico di una qualche magia. Io tolgo subito perché non sopporto gli scarti, mi fanno impazzire, mi sento che è sporca la cosa. E, eccola qui, qui abbiamo un'ampollina con il nericcio all'interno. Si è un po' spostato, stava più centro, non so come mai è salito, ma è fantastico, super trasparente, guardate, cioè bellissimo. Devo un po' grattare qui i lati, scartavetrare perché è un po' tagliente, però mi piace tanto, molto molto carino. Poi abbiamo il simbolo delle streghe, la Trisket, il Trischele mi pare, eccolo qui, questo l'ho fatto semplicemente tutto tutto dorato. Sì, c'è un'ambulanza che sta passando, nel frattempo qui non si sta mai in pace nemmeno la mattina appena svegli, sì perché mi sono appena svegliato. Questo è semplicemente molto molto carino perché sarebbe carino da mettere anche, che ne so, su un libro, un po' come il libro delle ombre, quindi è molto molto carino. Molto dettagliato, ben realizzato, è un bellissimo stampo. Bello veramente. Andiamo avanti, vediamo i miei ramettini fantasticissimi. Oh, questo è venuto via praticamente subito. Bello, 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 questa va staccata. Infatti lo andremo a realizzare insieme a questo qui, come ho fatto anche altri. Li poggio già qui così prendono la forma precisa del ciondolo. Qui ci vanno le due foglioline e qui appunto ci faremo una fatina sicuramente perché è proprio dedicato alle creature del bosco, magiche del bosco. Adoro, è venuto bellissimo questo verde blu, mamma mia, bello bello bello. Poi andiamo sugli acchiappasogni, andiamo a scoprire quello grande che ho fatto tutto 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 di blu e Perlex blu e Magic blu. Non so cosa sia uscito fuori, ma spero sia qualcosa di magico. E certo che lo è meraviglioso. Guardate il magic qui e il blu sotto più scuro. Quindi presuppongo che anche le foglie e le piume siano venute così. Meraviglioso. Le piume sono qui. Vediamo un po' come sono venute anche le piumette. Questa dovrebbe essere la piuma centrale. Oh. Chiaro, scuro, fantastico. Sono senza parole. Belle, 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 bella, bella, bella. Tutti i pezzettini di scarti. Voi direte, Umberto, ci pensi dopo? No, ci devo pensare adesso. Odio, odio profondo. Ma tra l'altro, stavolta ho veramente fatto. Sono degli stampi, sono tipo perfetti, praticamente. Wow, guardate qui. Qua c'è subito un drago blu gigantesco. Il drago blu me l'avete chiesto praticamente in 8.000 persone, l'avete condiviso in tutto il mondo, però ce n'era solo uno ed è andato via. Che poi tra l'altro questo blu ha comunque delle proprietà, c'è un po' di viola e una bollicina qui, vabbè. Ha delle proprietà particolarissime, cioè sembra anche quasi viola questo Magic Pigment, non so se riesco a farlo vedere. C'ha delle proprietà, uno spettro anche di colori viola. Bello, 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 bella. Fantastico, fantastico, bellissimo. Non vedevo l'ora di averne un altro, infatti c'ho già un altro pronto che sicuramente lo troverete nell'app di luglio. Allora, andiamo avanti con. Ah sì, avevo la teca della Bella Bestia che ancora non ho scoperto con le roselline. Vediamo un po' la teca come è venuta. Ma questa viene via praticamente da sola. Oh, che carina. Bella, mi piace. Sì, senza nessuna pretesa, un po' di foil dentro per dare un tocco di luce e le roselline da mettere poi una avanti e una dietro, da quello che ho capito. Io ero convinto. Oh, mamma mia, che bella! Sembra una rosa veramente antica, non so perché, c'ha i colori veramente di una rosa antica. Bella. Una andrà qui. Che figata! E un'altra andrà qui. Insomma, così.
credo. Così? Che dite? Vale dire così, in modo che ci abbiamo la rosa da entrambe le parti. Bellissima, bellissima idea, Flavia, Giulia, vi ripeto, stupenda. Ah, questa qui è venuta un po' più diversa. Sì, questa ha le cose. Infatti, no, vabbè, Giulia mi spiegherà come montarla, perché mica l'ho capita io sta cosa. Perché praticamente hanno, vedete come sono fatte? Questa ha le righe sottili e qui praticamente le parti più grandi sono scavate, sono in rilievo. Invece le qua le parti di rilievo non ci sono, sono soltanto le righe per disegnare la rosa. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Domanderò a Giulia come montarla, Flavia Giulia come montarla. Bellissima idea, stupenda, veramente veramente stupenda e so che un bel personaggino della bestia non ce lo toglie nessuno su questa base. Ci sono rimasti soltanto i nostri bellissimi acchiappasogni, quelli lì che piccoli che ho richiesto a Giulia e Flavia perché ci sarà l'app a fine luglio con tanti draghetti sugli acchiappasogni. Questo è quello blu. Cioè, mi stai dicendo che lo sto amando? Ti stai facendo amare? Vediamo come sono venute le piume. Ragazzi, sono stupende. Guardate qui, sono dei colori esagerati. Cioè, vabbè, mettiamo su qui il blu. Questo dovrebbe essere quello rosa e oro. Guardate. No, vabbè, questo è quello bianco con le interferenze oro e oro rosa, mi pare. Credo. Dovrebbe essere sì. No, vabbè, ragazzi, sono stupendi. No, aiutatemi, vi sto amando. L'amore a prima vista proprio. No, scopriamo questo. Questo qui dovrebbe essere. Che colore è? Perché c'è solo un colore? Ma questo era quello oro rosa e oro bianco. Perché è diventato tutto oro? Posso sempre colorare, però non mi piaceva di un colore unico, insomma. Magari a qualcuno piacerà oro? Può essere. Con un drago nero. A zio Franco, per esempio, piace sempre l'oro e il nero mischiati insieme, quindi magari esce un drago un po' più Egyptian. Che figata! Comunque, vabbè, ragazzi, questa stampa è eccezionale. Poi abbiamo questo qui che ho fatto col verde e qualche altro colore. Il verde è il credo Poison Ivy, se non ricordo male. Anche questo è venuto quasi tutto dello stesso colore. Bravo Umberto. Vabbè, ci sta qualcosa anche comunque a tinta unita, ragazzi, perché alla fine il drago deve spuntarla su tutto. Troppe sfumature vanno a. Ah, che bello questo! Guardate qui, questo è viola e blu se non sbaglio. Viola e azzurro. Adoro questa sfumatura di colore. Bello, vediamo un po' la parte centrale dell'acchiappasogni in sé come è venuta. E niente, lo amo. Viola, blu. Bellissimo. Mamma mia, quanto sono belli! E niente ragazzi, abbiamo terminato. Grazie per aver visto il video. Guardate qui, oggi abbiamo scoperto praticamente il mondo. Il video è lunghissimo, penso di non aver mai fatto uno scopriamo così lungo. E niente, devo dire che una delle mie creazioni preferite di questo video, di questo scopriamo, è anche questa. Nonostante non si veda bene comunque il simbolo dei doni della morte, vi faccio vedere adesso come lo facciamo vedere spuntare fuori. Prendiamo un pigmento in polvere. Prendiamo anche un piccolo tutorial. Questa cosa lo poggiamo da qualche parte senza far danni. Prendiamo il dito e andiamo a passare. Guardate qui il pigmento nella zona appunto che ci interessa. Ecco, il bello è che rimarrà soltanto nei punti che ci interessa a noi. Perché sono appunto delle decorazioni dove credo ci sia un diverso tipo di cioè la resina, quella sulla base, va in modo diverso perché è tipo ruvida, quindi si attacca. Ecco qui spuntato fuori il nostro simbolo dei doni della morte.
con oro, rosa, lilla, viola, spettacolare, bellissimo. Questa è proprio la magia dei doni della morte. E credo che uno dei stampi preferiti miei di questo Scopriamo sia proprio lui. Ovviamente andate a mettere uno spray fissante su, perché sennò comunque con l'acqua, se ci cade su qualcosa, può succedere il finimondo. Spettacolo. Poi, ovviamente, questo qui verde blu che avete visto prima. E un po' tutto in generale, proprio le sfumature di molte cose. Mi piace come sono venuti questi. E in generale mi piace veramente, è stato un bello Scopriamo, come dicono i bambini oggi, epico. Epico! Infatti l'ho scritto anche nel titolo. Grazie mille per essere stati con me. Mi raccomando, se volete vedere altri video come questo, iscrivetevi qui sul canale. C'è la mia faccia una qui in alto, la vedete dove sto cliccando. C'è la mia faccia e iscrivetevi. Se invece volete vedere altri video, divertirvi, eccetera, eccetera, andate qui, cliccate qui su questo video qui, altri video con la resina, eccetera, eccetera. Grazie mille, ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo mercoledì alle 5 per la diretta col tutorial in Fimo. Ciao, un bacio, acchiappate video, ciao!